sto per tornare, io ho cominciato il mio primo diciamo, spettacolino quando c'avevo 8 anni, 7 anni, 6 anni, una cosa del genere, 5, 6, vabbè. E andavo a scuola, infatti ho fatto solo quell'anno di scuola, come ci fermate su. La scuola, questa è una storia vera, la scuola, i professori, ogni giorno alle 11.25 fino alle 11.30 mi facevano cantare davanti a tutta la scuola, non la classe, signore, sa c'è non c'è grida, ma anch'io, davanti a tutta la scuola, mi mettevano su questo tavolo, io mi mettevo il piccirillo, I was cute. E cantavo questa canzone che si chiamava La Bamba. La ricordate? E cantavo sempre questa canzone. Perché? Perché i professori per loro facevano, guarda sto bambino, c'ha 5-6 anni, but he sing in Spanish. Questa era in Francia. Mi aveva fatto la stessa cosa andava, hanno detto, guarda sto bambino, c'ha 5 anni e canta in tedesco. Non sa una differenza a Napoli, no? E allora, perché l'ultimo spettacolo che faccio? Mi sono voluto fare un piacere a me stesso, un regalo. I want to regal myself. Mi sono detto, I want to go back to the future. Go back to the past. I want to go back to the past. Tornare 25 anni fa. Mi voglio trasformare, diventare un'altra volta un bambino. E poter cantare questa canzone. Che a me veramente... Tutte fatte. E veramente voglio vedere se posso ritornare nel passato. Tornare a cantare questa canzone per farvela ascoltare. Per farvi vedere come ero cute quando avevo 5 anni. Per farvi godere questa canzone spagnola che da bambino la canto. E da bambino ve la canterò. Soy capitán. Bamba, bamba.
are you? Who are you? No, no, who are you? Who are you? Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. I was in bad 25 years ago. Not bad, not bad, not bad, but I know what you can do, because you're me. So, can you do, okay, you can sing, but can you do something like that? Vamos! For Mr. Alberto, please! I'm pretty sure he don't have his visa. He's Latino.